Andiamo, andiamo, tiro libero. E la Mobil Gigi ha ora 7 punti di vantaggio, può essere anche un vantaggio importante poiché mancano 4 minuti e mezzo alla fine della partita di un incontro veramente valido. Vi è frattanto il quinto fallo di Zanatta e la Mobil Gigi perde il suo primo uomo per raggiunto limite di falli. Esce Zanatta che ha realizzato 14 punti con una percentuale del 50%, 7 su 14. Zanatta, nazionale italiano, nato a Milano, che ha già vinto 3 Coppe dei Campioni. Meneghin recupera il ripasso difensivo, Ossola, Biellini, Mort, ecco Campion, sempre possesso della Mobil Gigi, pallone inquadrato in primo piano, abbiamo visto Meneghin, questi è Mort, di lui gioca Brabender. Questo è Campion, di lui è Kugran, ecco Meneghin in frazione di passi, palla segnata pertanto al Real Madrid quando mancano poco meno di 5 minuti al termine. Al tiro Walter mancato, Walter in questo secondo tempo ha fallito 3 conclusioni. Vi è tanto un fallo di Ossola, è il terzo fallo. Per la Mobil Gigi il settimo fallo di squadra, frattanto abbiamo visto Walter in primo piano. Con il numero 5 è entrato Ramos del Real Madrid, eccolo. Ancora Ramos, quindi Walter, palla conquistata da Biellini, quindi Ossola, è calato il rendimento di Walter, è calato di conseguenza il rendimento del Real Madrid, e la Mobil Gigi va a canestro a termine di un'azione da manuale con Bob Mort, 24 punti per Mort. Ma più che canestro di Mort è da mettere in evidenza l'azione corale del quintetto e la Mobil Gigi ha così 9 punti di vantaggio, 74 a 65 il risultato, e abbiamo visto appunto i tifosi varesini esultare, ve ne sono circa 2500 venuti da Varese oggi. Vi è frattanto un fallo di Campion e il terzo fallo inquadrato il numero 4 Campion. Inquadrato l'allenatore italiano Alessandro Gamba. Mancano 4 minuti alla fine dell'incontro, la Mobil Gigi ha 8 punti di vantaggio, 74 a 66 il risultato. Biellini in passaggio, mancano scusate 3 minuti, Campion, e vi è un fallo di Walter, è ottimo l'arbitraggio in questo frangente dell'incontro.
Avremo pertanto due tiri liberi per Kempio. Il Real Madrid da tempo ha già perso il bonus dei 10 pali di squadra nella ripresa. Per Kempio 3 su 6 ai tiri liberi, 7 punti fino a questo momento, replica Bramender, ci sono sempre 8 punti fra le due squadre. 8 punti e vediamo accennare il Real Madrid che accenna il pressing. Non sarà facile strappare 8 punti ora all'inizio in questi ultimi 2 minuti e mezzo di gioco. Vi è ora un fallo di Meneghin senza palla, Meneghin era senza palla, contrastava Fugras. Non dovrebbero esserci gli estremi dei due tiri liberi poiché la palla era in possesso della Mobil Girgi. Si riprende pertanto con una rimessa laterale poiché la palla era in possesso della Mobil Girgi e pertanto il Real Madrid non ha diritto ai due tiri liberi. Molto impreciso il Real Madrid, la palla viene ora assegnata alla Mobil Girgi, 17 minuti e 47 secondi di gioco, Mobil Girgi 76, Real Madrid ora in pressing 68, Ossola, vediamo il raddoppio su Ossola, recupera il pallone Mor, Kempion, Iellini, gira la palla alla Mobil Girgi, Mor, Iellini, Zanatta, difende molto bene il pallone la squadra varesina e vi è un fallo del numero 5 Ramos, Vicente Ramos. Avremo pertanto altri due tiri liberi. Manca 1 minuto e 50 secondi alla fine. Vi è frattanto una sostituzione nelle file del Real Madrid, rientra il numero 7 Cabrera, sostituisce, lo vedete ora uscire, il numero 5 Ramos. Per Bill Campion altri due tiri liberi, frattanto qui la panchina del Real Madrid. No, i due tiri liberi dovrebbero essere, così si porta ora Ossola, dovrebbero essere tirati da Ossola. Quadrati i tifosi. La Mobil Girgi dovrebbe ormai essere vicina alla riconferma in questa coppa. Manca il primo tiro libero Ossola e vi è un minuto di sospensione, sembra accordato, vediamo l'allenatore spagnolo, lo sentiamo parlare. Colocamos para hacer un tiro, de acuerdo, sin estar nadie encima, de acuerdo, o sea, si no damos otro paso para hacer un tiro, de acuerdo. ¿Qué puede, bueno, 18 días? Sí, 18 días. Ecco Manuel Sanz, l'allenatore spagnolo, 35enne. Frattanto ecco Ossola al suo secondo tiro libero a segno, 1 su 2 pertanto per Ossola che ha messo a segno sinora 9 punti. Un ribasso difensivo di Meneghin. Meneghin che ha catturato 10 ribassi in questa partita, frattanto Kempio che manca un'occasione, rilancio del Real Madrid, Bramender in tiro in sospensione, Bramender molto preciso nella ripresa, 18 punti, 8 su 14 al tiro, 77 a 70 il risultato.
servito Moore, Meneghin, Moore, 26 punti per Moore, 79-70. Brabender ostacolato fallosamente da Campion, fallo intenzionale tra l'altro, è il quarto fallo per Campion. Avremo due tiri liberi per Brabender quando manca un minuto e tre secondi alla fine dell'incontro, e già i tifosi varesini si preparano a festeggiare i propri giocatori. In un minuto certamente il Real Madrid non riuscirà a recuperare i punti per riconquistare questo trofeo. Con due tiri liberi per Brabender. Assegno il primo. Risultato a un minuto e tre secondi dalla fine, Mobile Gigi 79, Real Madrid 72, e va a canestro ancora Morford. Vedete come talvolta il pressing giochi dei cattivi scherzi. La Mobile Gigi è molto ben liberata dal marcamento pressing dell'avversario e ha liberato Morse a canestro. 81-72, 19 minuti e 7 secondi di gioco. Ecco Real Madrid con Kugran al tiro. Meneghin che cattura il suo undicesimo rimbalzo. Biellini al tiro, recupera il pallone, il servizio è per Ossola. Campion, la Mobile Gigi ha ormai vinto, mancano 25 secondi, vi è un intervento di piede di Cabrera, palla segnata alla Mobile Gigi, 25 secondi alla fine. Vediamo gli arbitri che fanno arretrare i tifosi già pronti ad invadere il terreno da gioco. Questo è l'arbitro Rabajan. Gira la palla alla Mobile Gigi. Biellini, Ossola, Campion. 14 secondi alla fine, Ossola si libera. Poi preferisce conservare il pallone anziché tirare, e vi è un rilancio della Real Madrid che va a canestro con Brabender. 81-74 e sirena finale. La Mobile Gigi ha vinto la Coppa Europa superando nella finale di Ginevra il Real Madrid per 81-74. Vediamo un po' fra queste scene festose dei tifosi parisini i marcatori di un incontro tecnicamente valido e che infine ha entusiasmato il pubblico. Mort 28 punti, Campion 7, Meneghin 23, Ossola 9, Zanatta 14. Nelle file della Mobile Gigi vedo segnalare la media realizzativa di Meneghin, 8 su 12 al tiro con 5 su 8 e tiri liberi. Morse è stato un poco al di sotto delle sue normali possibilità, a 13 su 20 al tiro, tuttavia la sua prova soprattutto in difesa nel secondo tempo su Walter è da considerare buona. E passiamo ai realizzatori del Real Madrid. Abbiamo Walter con 24 punti, 11 su 17 al tiro,
dopo un ottimo 9 su 11 nel primo tempo. Fugren 15 punti, 7 su 17 al tiro, Brabender 22 punti, 9 su 15 al tiro, Lewick 2 punti, 1 su 7 al tiro, Roland 2 punti, Cabrera 6 punti con 3 su 10 al tiro, Cristobal 2 punti. Pertanto per la quinta volta la Mobile Circi di Varese conquista la Coppa Europa. La prima volta la vinse nel 1970 nella finale di Sarajevo, sconfisse l'Armata Rossa per 79 a 74. Il secondo successo lo ottenne il 28 marzo 1972 a Liegi, quando sconfisse d'un sol punto la Jugoplastica per 70 a 69. Nell'anno successivo, nel 1973 a Liegi, Lignis batté per 71 a 66 l'Armata Rossa. Lo scorso anno sconfisse il Real Madrid per 79 a 66 e quest'anno infine, con il nuovo nome di Mobile Circi, ha sconfitto ancora una volta il Real Madrid per 81 a 74. Vediamo inquadrato Campion, l'americano di Coppa della Mobile Circi. I tifosi hanno invaso il campo da gioco, speriamo che si possa effettuare la premiazione. La Mobile Circi raggiunge così il Real Madrid nella classifica delle vittorie in Coppa dei Campioni. Anche la squadra madrilena ha vinto per 5 volte il titolo continentale nel 1964, 65, 67, 68 e 74. Qui inquadrato vedete il numero 10 Ossola, il varesino playmaker, un giocatore molto valido nella distribuzione che solo raramente si porta in zona di tiro. Stasera è stato ottimo nelle sue entrate impreviste che gli hanno fruttato 8 punti. Al suo fianco è l'idolo di Varese Bob Morse. Vedete che il pubblico attorna i giocatori, sempre inquadrati Morse e Ossola. Il primo piano è sempre dedicato a Ossola e ai tifosi varesini. Era questa la 19ª finale della Coppa dei Campioni. La manifestazione iniziò nella stagione 57-58 e venne vinta dai sovietici del Riga. Quest'anno i sovietici non erano presenti poiché a causa del forfait dato lo scorso anno la squadra campione sovietica doveva affrontare la squadra di Tel Aviv. La federazione internazionale ha inflitto un anno di squalifica ai campioni sovietici. Vediamo i giocatori uscire dal campo, probabilmente la premiazione non verrà effettuata a causa dell'invasione del pubblico in campo. Pertanto, signore e signori, con queste immagini chiudiamo il collegamento diretto con Ginevra. Buonasera.